Buongiorno a tutti, benvenuti alla sala stampa del Centro Sportivo GB Fabbri SPAL, conferenza stampa pre-gara di Benevento SPAL, 38esima e ultima giornata di Serie B KT 2021-2022, che si giocherà domani sera alle ore 20:30 allo stadio Vigorito di Benevento. Prima delle domande al nostro tecnico Roberto Venturato, vi do gli indisponibili, che per l'incontro saranno Rossi, Viviani, Heidenreich, Meccariello, Peda, oltre a Zanellato squalificato. Iniziamo il giro delle domande da Alberto Benazzi, Radio Dolce Vita. Buongiorno, prego. Buongiorno a tutti, buongiorno mister. Buongiorno. Trasferta impegnativa che però fortunatamente la SPAL può affrontare, diciamo, a cuor leggero. Ecco. Può esserci però il rischio, diciamo, di un rilassamento. Ecco. Avete tenuto considerazione di questo, visto che l'obiettivo comunque è stato raggiunto? Andiamo a giocarci una partita contro una squadra che sicuramente si è giocata per tutto il campionato questo grande obiettivo di ritornare in Serie A, e sicuramente è ancora lì a giocarselo all'ultima giornata, o comunque ha l'opportunità di arrivare a giocarselo eventualmente ai playoff. Quindi sicuramente è una partita molto difficile. Sicuramente noi abbiamo raggiunto con una giornata di anticipo l'obiettivo di mantenere questa categoria, e ci rimane questa ultima gara che ci deve dare la motivazione di cercare di fare una prestazione importante, sapendo che sarà una partita molto difficile contro una squadra molto forte. Visto la salvezza raggiunta, sarà possibile vedere in campo magari qualche giocatore che per motivi diversi non è stato molto impiegato durante il corso del campionato? No, credo che cercherò di mettere in campo la formazione migliore che in questo momento ci metta in condizione di fare una prestazione positiva. Dopo, io credo che tutti i calciatori che ho a disposizione siano giocatori che hanno capacità, possibilità, e valuterò la situazione sia prima che durante la partita in funzione di quello che è il bene della squadra. Alessio Duatti, la Nuova Ferrara, buongiorno. Buongiorno mister, se prima del Frosinone avevate vissuto un pochino una settimana di tensione, quella appena trascorsa, che sentimento ha visto prevalere? Ma c'è stata la gratificazione di aver raggiunto l'obiettivo con una giornata di anticipo, e sicuramente, come l'ho già detto, c'è da ringraziare un po' tutti per questo, nel senso che dai calciatori che l'ho già fatto, alle persone che hanno lavorato con me, alla società, alle persone che sono state più vicino come Zamone e Tarantino, a tutte le persone che hanno collaborato e dato un contributo importante in questi 4 mesi per arrivare a ottenere questo risultato che è sicuramente gratificante. Però la tensione di fare le partite, di fare la partita, rimane, perché rimane una partita di campionato e andiamo a giocarci una partita contro una squadra tra le più forti di questo campionato. E quindi la tensione a preparare la partita, a cercare di preparare la gara durante la settimana in modo adeguato, sicuramente è stata vissuta in modo positivo, e magari con qualche sorriso in più da parte di tutti. Ecco, mister, lei al termine della partita vinta col Frosinone si era dichiarato contento per la salvezza, ma non contentissimo, diciamo, per i risultati e i punti raccolti nel percorso. Le chiedo, sicuramente farete le vostre valutazioni per il futuro, ma questo può rappresentare un grande stimolo per lei per rimanere a giocarsi, no? Per rimanere a giocarsela, in che senso? Non ho capito la domanda. Nel senso, migliorando, come dire, quei risultati che non aveva, non ha raggiunto, e lei stesso si è dichiarato un pochino, come dire, rammaricato per aver vinto poco, Ma ecco. intende per il prossimo anno? Sì, certo. Io credo, lo
lo ribadisco questa cosa che noi abbiamo fatto sicuramente almeno 6 partite in cui, per quello che avevamo fatto in campo, per le occasioni create, per quello che avevamo sviluppato, credo che meritavamo di vincere le partite. E sicuramente questo ci avrebbe dato una grande gratificazione per il lavoro fatto da gennaio in poi, a tutti. Però il lavoro c'è stato comunque, l'impegno e la determinazione c'è stata e la costruzione di una squadra che ha, secondo me, in questo momento un'identità e un modo di stare in campo, c'è comunque. Non siamo riusciti a ottenere delle vittorie, quindi questa per il futuro rappresenta una sfida importante. Una sfida che sicuramente mi piacerebbe portare avanti e cogliere. Alessandro Landino, spalino.com, buongiorno. Sì, buongiorno mister. In questo campionato abbiamo visto spesso dirigenti accusare squadre di non impegnarsi abbastanza, tutto quanto. Mi pare evidente che il messaggio che lei vuole mandare è che domani sarà partita vera e che chiede ai suoi ragazzi di andare in campo motivati e determinati ad aggredire la partita fin da subito. Ma credo che sia una partita importante contro una squadra che ha sicuramente molto da giocarsi nella gara di domani. E noi dobbiamo essere altrettanto bravi a saper interpretare la partita, perché le partite di calcio sono tutte importanti, da prima all'ultima, quindi dobbiamo essere bravi a interpretare bene la gara e cercare di giocarsela. Poi una domanda che non posso evitare di farle, alla quale in realtà ha già risposto sabato scorso. Dopo questo ultimo atto del campionato, ci sarà l'appuntamento con Giota Coppino per parlare del futuro? Ma credo che sia nella normalità, quando si finisce un campionato, di ritrovarsi e fare le valutazioni di quello che si è fatto e di cercare di guardare a quello che si potrà andare a fare. Credo che sia abbastanza normale nel percorso di avvicinamento alla prossima stagione. Avete altre domande per il mister? Duatti, prego. Io volevo chiedere al mister, visto che le chiediamo sempre di nomi, solo se ci poteva un attimo sciogliere o dare lumi sulla scelta del portiere, tra Thiam e Alfonso, comprendendo magari anche eventualmente Pomini a gara in corso. Grazie. Sinceramente è una cosa a cui ci sto pensando, su cosa andare a fare nella partita di domani. Ci sono 4-5 dubbi che ho in testa e me li riservo a domani, nel primo pomeriggio, di togliere il dubbio, di fare le scelte rispetto a quello che sarà il piano gara e quello che saranno i giocatori che partiranno dall'inizio. Però io credo che sia importante avere i 24 calciatori che saranno convocati, attenti, concentrati e soprattutto che abbiano l'atteggiamento corretto per arrivare alla partita, a cercare di fare la nostra gara, sapendo che sarà, come ho già ribadito in più di un'occasione, una gara molto importante e difficile, perché giochiamo contro una squadra che è molto forte e si gioca molto. Se non avete altre domande per il mister, prego, Sì, Enrico, io vorrei aggiungere una cosa. prego, prego. Mister, cioè, ovviamente per il giocatore che è, c'è molta curiosità attorno a Giuseppe Rossi che si è fatto male, insomma, abbiamo capito che è un infortunio abbastanza serio. Ci può dire qualcosa sulla sua situazione attuale, se ci sono sviluppi rispetto alle informazioni che abbiamo ricevuto subito dopo l'infortunio? No, è una cosa che adesso credo che verranno fatte le valutazioni oggettive in questa settimana, dopo che ci è passato qualche giorno, ci farà un confronto anche con, penso, il medico che l'aveva già operato a suo tempo, che l'ha curato in questi anni, nei vari infortuni che ha avuto, però
credo che ci voglia un po' di attenzione perché sicuramente è un ragazzo che ha purtroppo nella sua carriera avuto tanti infortuni e tanti infortuni gravi, per cui bisogna avere un po' di attenzione alla sua posizione, però in questo momento di decisioni, di situazioni diverse non ce ne sono.